da programma. Veramente stupefacente. Peccato che l'ufficio postale non sia efficiente come servizio meteorologico. Ma sì! Parlando. Allora, praticamente la curva Lange è una curva veloce, è una curva da farsi a velocità elevate. In Italia viene chiamata curva carrellata, ma la versione italiana prevede che la gamba dietro sia flat anche lei, quindi in questa maniera qua, flat. Invece la Lange Turn, come la impariamo in skate crash, è corretta anche con la gamba piegata, non è sbagliata. Anzi, però in skate crash la si inizia a imparare con la gamba tesa, e forse questa è l'unica tecnica dove la gamba è tesa. Per iniziarla bisogna essere in grado di saper fare una parallel turn. Tu la parallel turn la sai fare perché lo so, quindi dalla parallel turn il passaggio primario, il primo step sarà, vedi? Questo è il primo passaggio, e anche dall'altra parte è importante, tutti e due i lati. È una curva veloce questa. Quindi è soltanto sensato che il corpo sia assettato. Ecco, e vai in avanti, bravo. Ora devi aggiungere la parte superiore del corpo. Perfetta. Cerca di dargli anche i fili corrispondenti quando giri. Eccola lì. Bene. Questi sono uno dei fondamenti. Cosa ci vuoi dire oggi? Cosa vuoi dire a YouTube, Massi? Niente di speciale. È una bella giornata anche oggi. Poi? Bella calda. Ciao a tutti. Sei contento di aver la salute di pattinare oggi? Portate cristiano, sì. Prego? Portate cristiano. In che senso? Supportate, ho capito, sopportate, anche sopportate. Long, short, mani appese. Ok. Esco. Lunge and roll. Long, short ed esco. Molto bene, Massi. Lo senti naturalmente che c'è bisogno di tenere l'assetto giù. Resisti anche meno all'aria, vai più veloce, va la gamba come piegata bene. Bravo, bravo, bella piega. Grande, Massi. Devi saltare sopra il letto. 3, 5, saltando sul letto. È stata troppo breve. Ciao, Massi. Ci vediamo dopo. Pattini dopo? No. Ci vediamo domenica. Se okay. Ci sei. Minchia, oh, l'uomo nero. Quando è che vieni con noi un pochino? Con quei tuoi bei pattini da 500 euro? Ma da fango!